cosa la porta in questa terra lontana? Non riesce a dormire. Molto, molto, molto male. Quindi il problema è veramente, veramente grave. Sono desolata, ma felice perché lei è venuta da me. Sa, non molti uomini senza poteri magici hanno il coraggio di venire qui da me. Ok. Allora mi dica, quali sono le cause della sua insonnia? Non lo sa. Ok, allora lo scoprirò io con la mia sfera di cristallo. Me la lasci prendere un attimo. Ecco la mia sfera di cristallo, la mia carissima sfera di cristallo. Ok, allora, adesso io prima guarderò dentro per cercare di capire in che modo la sfera di cristallo mi dirà sopra. Ok, allora la sfera di cristallo me lo dirà attraverso il fumo. Sì, quindi adesso si rilassi. Ok, e potrà cercare di vedere insieme il fumo e le cause della sua insonnia. Ok, potrà essere difficile, lo so che voi umani siete un po' scettici verso queste cose, ma sono l'unica che può aiutarla, no? Perfetto. Ok, stia pronto che da un momento all'altro lei vedrà i vapori. Lei ha capito quello che diceva di vapori. Ok, allora glielo spiego. Lei non dorme perché qualcuno le ha fatto il malocchio. Sì, purtroppo succede. Oh, vedrà che dopo che l'avrà fatta guarire ci crederà. Se si vede che lei ha fatto un torto a qualcuno, qualcuno è molto invidioso di lei. Voi umani, l'assenza di poteri magici vi rende così deboli. Ok, allora adesso le andrò a creare questo libro. Viene tramandato da migliaia di anni. Ok.
puntata nessuna coda. No, non ha neanche la pelle verde. Ok, ci siamo. Pozione per l'insonnia da malocchio. Ok. Allora, leggete qua, dice... ml di succo di fegato di lucertola. Ok. Questo scial. Ok. E verso il mio calderone. Sono molto fortunata, sa? Perché il veleno di ragno è un ingrediente estremamente raro e lei è fortunato che io qui ce l'abbia, sì. Eccolo qui. Questo deriva da circa 3.000 ragni. Sì. E non sono facili da combattere quei ragni, li rassicuro. Ok. 5 millilitri. C'era scritto, è un pizzico di polvere, di terra di Giove. No, questo non è tanto raro perché, sa, le streghe piace fare un po' un gito nel sistema solare. Un pizzico. Adesso andrò a mescolare tutto. Allora adesso ne faccio assaggiare un po'. Ok.
tutto d'un sorso. Ok. Inoltre. Vi ho preparato anche questo boccettino, nel caso lei ne abbia ancora bisogno. Ok. È il mio regalo per lei. Non è che tenga. Come ultima cosa adesso, la ipnotizzerò con un incantesimo e la riporterò direttamente.